Amici, bentrovati, siamo qui presso le terrazze a mare del Polo Nautico di Salerno. Mi trovo naturalmente in compagnia del presidente nazionale dell'associazione multietnica Stranieri del Mondo, ONLUS. Buonasera, dottoressa Rosa Mondragon, e complimenti per essere qui stasera in compagnia dell'avvocato Walter Renzulli, nonché direttore artistico di questa meravigliosa manifestazione. Un evento senza precedenti, un evento che va a valorizzare l'intercultura tra l'Italia ed il Perù. Quindi ecco che dire, caro presidente e caro direttore artistico, Italia-Perù, il concetto di interculturalità, il concetto di integrazione attraverso l'arte, attraverso le danze, attraverso la musica, la cultura e anche il buon cibo. Quindi una serata ricca, una serata vincente, grazie alla quale ringraziamo la Regione Campania, ma anche tutte le autorità politiche del Perù che hanno aderito naturalmente a tale iniziativa. E poi non dimentichiamo naturalmente la nobile Accademia Internazionale di Filosofie, Scienze e Ricerche, patrocinata naturalmente dal grande presidente, da Roberto Schiavone di Favignana. Che dire, insomma, una grande realtà, un successo qui a Salerno di un connubio vincente. Diamo subito la parola intanto al direttore artistico che ha ideato questa grande iniziativa di interculturalità. Grazie, gentilissima, oltre che bellissima. Grazie. La nostra presentatrice è Floriana si distingue in questo contesto. Quindi... Che è un contesto, direttore, permettimelo di dire, ricco, perché si parla di due popoli apparentemente lontani tra di loro, ma invece sono molto molto vicini, e questa sera ne è la dimostrazione tangibile. Due popoli caldi, due popoli creativi, che hanno davvero tanto in comune. Certo, certo. E io sono un amante dell'arte. Benché Oscar Wilde dicesse: ci sono due modi di odiare l'arte. Una è odiarla, l'altra è amarla senza moderazione. Esatto. Io sono uno smoderato, nel senso che faccio l'avvocato per vivere, ecco, e il poeta per non morire. Ricordiamolo che il nostro direttore artistico, oltre a essere un ottimo avvocato nella vita, è un poeta, è uno scrittore. In realtà è un artista veramente eclettico. È la sua trascinatrice, la sua vena capace di coinvolgere il pubblico, questa sera ne è la dimostrazione. Lo possiamo dire? Sì, sì. Sicuramente, sicuramente. Noi ogni anno abbiamo organizzato un evento, abbiamo fatto Italia, è un connubio artistico, sì, culturale, Italia-Etiopia, uh-huh. Poi abbiamo fatto Italia-Cuba, quest'anno Italia-Perù, con la dottoressa Mondragon che ha portato la sua cultura, che ha portato i suoi costumi e le sue tradizioni qui e pietanze qui in Italia da noi. Le siamo molto grati per questo e quindi le passo subito la parola.